Se volete acquistare crediti passate da vipcoinsfifa.com, veloce, sicura, affidabile e con il coupon malati15 avrete il 5% di crediti in più. Bella a tutti ragazzi, sono Marco dello staff di Innamorati di Foot e sono qui oggi a portarvi la recensione di Bolasie Tif, attaccante barra ala sinistra dei Crystal Palace, che secondo me ha detto questa carta grazie all'ottima prestazione nell'ultima giornata di campionato. E che presenta un 88 di velocità, 75 in tiro, 75 di passaggio, 88 in dribbling, 37 di difesa e 85 di fisico. Il suo work rate alto medio ha 5 stelle skill e 4 stelle piede debole. Partiamo come al solito dalla velocità, abbastanza equilibrata in entrambe le statistiche, dove vediamo un 89 di accelerazione con 88 di velocità scatto, quindi sia accelerazione che velocità scatto mi sono piaciute, non si vede proprio che sono abbastanza simili come caratteristiche, aiutato sicuramente dall'86 di forza fisica, ma ha anche 79 di equilibrio, quindi lui riesce a tenere benissimo queste spallate dei difensori, cioè non cade mai, lui parte, partite dritti, correte dritto per dritto, vi vengono addosso, gli rimbalzano addosso. Passiamo al tiro di 75 come valore generale, diviso in un 71 di tiro a giro che mi è piaciuto, ma così così, insomma, nulla di che. 71 di finalizzazione, ecco qua dobbiamo aprire una piccola parentesi. Come avrete visto dalle statistiche, mi ha fatto in tipo 7 partite 24 gol, una cosa assurda. Però vedete dalle clip che mi ha sbagliato tantissimi gol facili, molto ma molto facili. Cioè, mi sembrava anche abbastanza strano, perché me ne ha segnati tanti. Il problema è che lui arriverà molto spesso davanti alla porta. O meglio, mi spiego. Lui, sì, ha tante occasioni, insomma, lui con la forza fisica, la velocità che si ritrova, arriverà più volte di un attaccante normale davanti alla porta, quindi insomma può permettersi questi errori. Passiamo al 73 di longshot, che purtroppo un contro, non è proprio capace di fare longshot. L'84 di potenza tiro invece è un pro, tira di quelle bombe assurde, da fuori area un po' meno, ma da dentro l'area buca le mani al portiere. Passiamo al passaggio con 85 di cross, 71 di passaggio lungo, 76 di passaggio corto con 67 di visione. Passaggio discreto, abbastanza buono per un attaccante perché ha sia un ottimo passaggio lungo di 71. Passiamo al dribbling di 88, che penso sia il proprio grande di questo giocatore, perché ha 91 di dribbling puro, destra e sinistra è fantastico, ha un dribbling eccezionale. 83 di controllo palla, la palla sempre attaccata al piede. A 90 di agilità con 5 stelle skill. Quindi, ragazzi, è velocissimo. Ha una forza fisica paurosa con 5 stelle skill. Peccato per questo tiro che mi ha lasciato un po' a desiderare. Insomma, me lo aspettavo un po' meglio. Purtroppo è così. Mi aspetto una versione Team of the Season, magari che migliorano queste 2-3 statistiche. Passiamo all'ultima statistica, il fisico di 85, e qua abbiamo già parlato della forza fisica strepitosa, ma un altro contro è il colpo di testa, perché ha 55 di precisione testa, un 63 di salto e alto 1,85 m, quindi non la prenderà quasi mai di testa. Ripiloghiamo pro e contro di questo giocatore, dove nei pro abbiamo il dribbling, le 5 stelle skill, la potenza tiro e la forza fisica. Contro abbiamo il long shot, la finalizzazione e il colpo di testa. Il voto finale è un 8,5 perché è illegale questo giocatore. Questo giocatore ora, per costare 60.000 crediti, è un regalo a mio parere. Se lo trovate, compratelo subito perché è fortissimo. A parte questa piccola pecca della finalizzazione, tutto il resto è un mostro. Cioè ha velocità, forza fisica, le 5 stelle skill. Non è difficilissimo da fermare. Non vorrei mai trovarlo contro questo giocatore. Iscrivetevi al canale e lasciate un commento di cosa ne pensate di questa recensione. Qui è tutto da Marche, bella!